Ciao, sono Johnny Livorti e oggi vi farò vedere passo passo come modifico le vostre foto utilizzando Adobe Lightroom. Allora, innanzitutto vi ringrazio per le foto che mi avete di nuovo mandato via mail. Sono state di nuovo proprio una pioggia, tantissime. E oggi vi farò vedere come le ritocco secondo il mio gusto personale e usando le mie tecniche, ok? Saltiamo subito dentro Lightroom, dove ho già selezionato la bellezza di, vediamo quante, 7 foto, ok? Quindi preparatevi, 7 foto. La prima è questa. Direi niente male. Allora, l'unica cosa che noto subito in questa foto che non mi sconfinfera tanto è che è tutta leggermente un po' buia, quindi dobbiamo cercare di tirare fuori il più possibile quello che in questa foto, secondo me, è il soggetto. Quindi questo bel ponte, ok? Andremo subito. E dico subito. Intanto vediamo cosa ci dà il computer come boom. Guardate già qua, solo con il pulsantino automatico ci dà una correzione che secondo me già non è niente male, ma io me la tolgo perché faccio un pochino di testa mia. Ok? Allora, intanto il bianco lo abbasso leggermente e tiro un pochino su il nero. Alzo un pochino anche le ombre, poco poco, senza esagerare. E cosa vado a fare? Mi vado a prendere subito, e dico subito, il pennellino. Mi vado a dargli un pochino di calore, un po' di esposizione, un po' di chiarezza. La saturazione la metto di nuovo a zero e un po' di nitidezza, giusto per dare un pochino più di vita al ponte. E perché gli ho dato un po' di temperatura, un po' di calore? Perché il ponte lo vedo come un oggetto un pochino più caldo, di colore tendente al giallognolo, quindi gli darà quel tocco in più, ok? Poi, se notate, tutta questa foto, anche le ombre, i neri, sono tutti tendenti al blu, molto fredda questa foto, ok? Sicuramente la temperatura di questa foto sarebbe da tirare generalmente un pochino su. Iniziamo subito dal ponte, va? Ok? Boom! Mi raccomando, selezioniamo anche il nostro soggetto, anche se non è ponte, però lo vogliamo un pochino evidenziare, ok? Ovviamente arriviamo qua fino a un certo punto. Benissimo, vedete, il ponte è stato fatto. Un pochino di esposizione in più, che lo vedevo sembra un pochino buio. Andiamo a vedere la nostra maschera dov'è e andiamo a cancellare tutte le zone che non dovevamo selezionare, quindi magari i bordi del ponte, tutta questa zona qua che ho selezionato. Poi, una volta che siete contenti del vostro bel lavoro, boom, togliete la vostra maschera, gli date un bel ok e via. Però fate attenzione perché a volte la sovrapposizione della maschera vi dà dei bordini ma non sono proprio sempre affidabili, quindi dateci un occhio, perché vedete anche qua il ponte era un pochino più da correggere bene. Perfetto, io direi che già qua questo bel ponte è uscito fuori. Poi andiamo un pochino a cambiare questa tonalità di giallognolo, che boom, la vorrei un pochino più sull'arancione. Perfetto. Blu anche, mi piacerebbe un pochino più sul verde acqua. Andiamo a abbassare un pochino. E ovviamente per recuperare un pochino ancora questo cielo, che era un pochino tutto così luminoso, andiamo bene a giocare sulla luminanza del blu, che tirandola in giù vedete che boom, esce subito fuori. Fighetto. Ok, perfetto. Non male. Poi, per cercare di valorizzare un pochino di più il centro di questa foto, questo ponte, i piedi, cosa faccio? Vado a prendere il mio filtro graduale e vado a scurire un pochino tutta la parte bassa della foto per levargli un pochino dell'attenzione. Quindi tolgo un pochino di esposizione e gli faccio un po' di filtri. Mi raccomando, non essere troppo precipitoso, non alzare subito il valore dell'esposizione, abbassare di tanto in tanto, poi piuttosto di poco in poco, e te lo farai graduale, ok? Poi piuttosto, vedi, hai qua le tre barrette del filtro, lo sposti un po' più in alto, questo l'ultimo lo tiri un pochino più in giù e diventerà tutto il filtro ancora più graduale, ok? Boom, vedi, questo era tutto bello schiacciato, lo ampliamo un pochino, boom, e diventa ancora più graduale. La stessa cosa facciamo anche con questo, così tutto proprio bello, super graduale e via. Ok? Quindi, questa era la nostra foto di inizio e questa la nostra foto ritoccata. Ottimo, passiamo alla seconda, ok? Perfetto, qua abbiamo una ragazza in spiaggia
La prima cosa che noto in questa foto è questo cappello. Questo cappello che però io vedo sul giallognolo, mentre invece ipotizzo che fosse un cappello bianco. Quindi cosa mi viene subito in mente? Io faccio questa foto col cappello bianco e mi baso subito su quello. Prima ancora di fare però questa foto, mi piacerebbe dare un tocco un pochino più estivo ancora alla foto. Perché? Perché questa tonalità di blu non mi piace più di tanto. Quindi magari preferisco metterla più sul verde acqua. Ok? Vedete? Senza esagerare, senza fare una cosa proprio così, eh. Non fate cose belline, super aliene. Ok? Che magari non vengono proprio bene. Ok? Questo, abbassiamo un pochino leggermente la... Guarda, la lascio anche così. Alziamo solo un pochino la luminanza del blu. E voilà. Giochiamo quindi un pochino sui colori, anche su magari dell'arancione. Cominciamo a giochicchiarci un pochino con i colori finché non abbiamo un risultato che ci soddisfa, ok? Quando siamo arrivati più o meno a un punto dove ci soddisfa la tonalità di colori, cosa andiamo a fare? Vado a prendere il mio bel pennino, il mio bel selettore del bilanciamento del bianco e vado a vedere il cappello, ok? Per cercare di renderlo un pochino bianco, per cercare di vedere come, se io imposto il bilanciamento del bianco su quel cappello, come mi verrà sta benedetta foto, ok? Se volete, qua in alto a sinistra, mentre voi analizzate, fate analizzare al vostro selettore un punto che in teoria dovrebbe essere bianco, vi dà un'anteprima di come verrà la foto. E vediamo subito che sarà troppo freddo, ok? Quindi vedete che se io digito sul cappello, ok, il cappello viene sul bianco, ma tutta la foto è troppo fredda. Quindi Command Z torna indietro. E cosa vado a fare? Vado in giù, tonalità di colori. E cosa vado a fare? Vado a prendermi il mio bel regolatore della saturazione, lo prendo, andando sul cappello cerco di andare a togliere il giallo di questo cappello e renderlo bianco, perché mi piace avere un qualcosa di bianco. Quando ho un qualcosa di bianco bianco nella foto mi dà proprio energia, bello, mi dà senso del bello. Quindi proviamoci, vediamo come viene. Vedete? Solo all'abbassare del giallo, eh? Vedete? Così è la prima, io abbasso il giallo, boom! E per dargli un tocco ancora in più di brillantezza, ovviamente vado sulla luminanza, vedete? Boom! Senza andare ovviamente né sottoesposti né sovraesposti, però un buon compromesso che secondo me ci sta, ok? Bello bianco. Poi cosa andiamo a fare? Andiamo a tagliare leggermente la foto, ok? Perché qua non mi piace, c'è un po' questa casa qua. E obiettivamente magari c'è anche un po' poco spazio sopra in testa e sotto dai piedi, è stato tagliato un po' che, proprio giusta giusta, ok? E mi piacerebbe non avere magari qua al centro il soggetto della foto, ma un pochino più decentrato. Quindi lo taglio semplicemente così, un pochino, senza esagerare, boom. Già mi piace un pelo di più, ok? Boom, mi colpisce un po' di più, ok? Cosa andiamo a fare qua? Possiamo fare delle piccolezze veramente sono piccolezze. Possiamo andare, uno, a togliere questo piccolo palettino, che magari ci dà un po' fastidio, ok? Vedete, è molto semplice. Vi prendete questo bello strumento della rimozione delle macchie e qua avete tutte le vostre indicazioni e variazioni che potete fare sul filtro stesso. Quindi magari la sfumatura, se lo volete più netto o meno, giocateci, potete un pochino fare quello che volete. Vedete, in un attimo abbiamo tolto questo piccolo paletto che secondo me era un pochino fastidioso e non è male toglierselo. Poi, altra cosa che potete fare, ve lo faccio vedere su questa ragazza, non perché ne abbia bisogno, ma semplicemente perché mi è capitata questa foto e ve lo faccio vedere su di lei. Andiamo a zoomare sul viso e cosa andiamo a fare? Anche, io ve lo faccio vedere, vi ripeto, non ne ha bisogno, però lo facciamo. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a rendere il più bianchi possibile questi denti. Semplicemente con il pennellino andiamo ad alzare un pochino l'esposizione, togliamo un pochino di saturazione. E cosa andiamo a fare? Andiamo sui denti, mi raccomando, state attenti a non mettere i bordi troppo netti o troppo sfumati, perché magari vi si vedrà l'effetto e non è bello quando vi si vedono queste cose, ok? Andiamo a prendere
il nostro bel filtrino e vedete che i denti in automatico, proprio al passaggio del pennellino, diventano non bianchi, de più, ok? Forse in questo caso troppo, ma è giusto per farvi vedere un pochino com'è questa tecnica. Abbassiamo un pochino l'esposizione, boom, vedete che non è male. Secondo me spiccano un botto, guardate da lontano quanto spiccano. Possono essere magari un po' troppo, ma secondo me, nell'ottica che in questa foto c'è già il cappello super bianco, ci sta avere un altro punto di riferimento così, ci può stare, secondo me pompa bene. Allora, cosa possiamo fare in questa foto per renderla ancora più top? Ci facciamo un bel filtro graduale di qua, invece dell'esposizione che andiamo a rimettere a zero, ci mettiamo un pochino di foschia per dare un pochino l'idea di una luce che venga dal lato. Andiamo a dargli un po' di calore a questa luce, ma veramente minimo. Noi possiamo veramente giocarci con questi piccoli filtri, getti di luce, ok? Non sono male secondo me. Questa era la foto di inizio e questa quella finale. Bomba! Bisogna caricarlo al computer, ricordatevelo, caricate sempre il vostro computer perché sennò è la fine. Allora, passiamo alla prossima foto. Eccola qua. Allora, foto molto interessante secondo me. Quindi, semplice semplice, io vado tanto a leggermente illuminare tutta la foto un po' di più, abbasso un pochino le luci perché il cielo è leggermente sovraesposto. Boom, perfetto. E cosa vado a fare? Vado a prendermi subito, e dico subito, un bel pennellino. E cosa vado? Prima vado a farmi il treno perché voglio che spicchi proprio di più rispetto a tutto il resto della foto, e poi vado a lavorare sul verde delle piante, ok? Quindi mi seleziono subito il mio bel treno, vedete, perfetto. Quando ce l'ho selezionato, semplicemente io vado ad alzare un pochino l'esposizione, un pochino i colori, un pochino il contrasto, e lo faccio un pochino più freddo. E via, guardate già qua quanto è uscito fuori. Bomba! Perfetto, adesso andiamo a arrabbiare sui verdi. Allora, intanto, boom, mi chiedo, ma mi piace questa tonalità di verde o no? La vorrei un pochino più brillante, un pochino più fredda, quindi invece di andare qua sul caldo e avere questo, invece che verde, quasi giallognolo spento, vado al contrario, verso il blu, e invece di usare una cosa così matta, vado un pochino in una via di mezzo, così. Guardate, semplicemente, io non ho ancora utilizzato nessun filtro graduale su questa zona sulla foresta, nessun pennello, eppure se io semplicemente vado ad alzare la luminanza, boom, guardate quanto mi prende vita, cioè niente, boom. E la stessa cosa possiamo farla, vedete, con i gialli. Cosa che mi disturba leggermente in questa foto, so possono essere quindi giusto queste foglioline qua gialle, che io mi prendo di nuovo il mio bel correttore, boom, e mi spariscono in un attimo, e poi questo cartello, e chissà cosa sarà, boh, a me mi disturba un po', lo voglio cancellare, boom, e vedete che è bello che è sparito. Facciamo un passo indietro, vediamo, ok, ci può stare, perfetto direi, molto meglio, no? Boom, via, niente male. L'ultima cosa che ho da fare, un piccolo filtro graduale per togliere giusto un po' di luce che abbiamo qua nella parte bassa destra della foto. Boom, e voilà. Questa era la nostra foto di partenza e questa quella modificata. Non male. Questa è l'altra foto. Boom, perfetto. Direi niente, niente male. E quello che voglio andare a fare in questa foto è cercare di isolare un pochino di più il soggetto da tutto lo sfondo, cercare di farlo spiccare un po' di più, ok? Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo subito a dargli un pelo più di contrasto, perché mi sembrava tutta un po' piatta, e vedete che già solo a dargli un po' di contrasto escono già molto di più i soggetti, perché questa foto mi sembrava davvero troppo piatta, quasi scattata in profilo colore piatto, ok? Quindi vado a dargli subito un po' di contrasto. Prendo il mio bel pennellino e cosa vado a fare? Lo imposto come chiarezza, valore positivo, un pochino di contrasto, e vediamo subito come esce fuori questo soggetto rispetto a tutto lo sfondo, ok? Boom, guardate qua, bomba, bomba subito così. Poi, per cercare di rendere il tutto un pochino più surreale, a me piacerebbe prendere un bel filtro graduato
e dal sopra impostare una bella foschia, così proprio quasi nudi, che però ovviamente in questi casi cosa potete fare? Potete renderla o tutto come sto facendo io, un pochino più sognatore, un pochino più irreale, oppure potete semplicemente togliere, fare l'opposto e cercare di salvare tutta la vista così. Mi piacerebbe di più creare un aspetto un pochino più surreale, così, dove le montagne si intravedono giusto, piuttosto che una cosa così dove c'ho tutta la vista così ampia e la vista di tutta la valle quasi predomina sul soggetto, ok? Che sono questi due ragazzi sul picco. Quindi, per cercare di esaltare di più il picco e le persone, cosa vado a fare? Vado a metterci un pochino più di foschie e tolgo semplicemente un pochino più lo sfondo per dare più importanza al soggetto. Tutto qua. Bomba, guardate qua. Ok. E cosa vado a fare adesso? Vado a giocare sui coi blu, perché guardate qua quanto blu c'è e quanto potrei farci. Quindi abbasso un pochino la saturazione, ma leggermente, e abbassando adesso la luminanza, boom! Guardate come esce, boom! Escono un botto. Non è male, niente niente male. Vado un pochino a rialzarmi di nuovo. Spesso quando noi ci prendiamo il rilevatore per il bilanciamento del bianco, ci dà un suo aspetto, un suo valore, ma tenetelo presente che non è sempre giusto, quindi giocateci un po'. Prendete magari come punto di riferimento, dite ah ok, forse un po' troppo, allora poi scendiamo, ok? Io avevo visto che era un po' troppo caldo quando l'aveva fatto, di nuovo un pochino raffreddato il tutto, alzo un pochino i viola e direi che ci siamo. Qua veramente con poco lavoro già abbiamo tirato fuori un qualcosa che non è male. Vado a ritagliarla leggermente, tenendo sempre chiuso il lucchetto, così mi tiene le mie belle proporzioni. E via. Boom. Giusto tagliato un pelo più così. E a me gasa un botto. Questa era la foto iniziale. E questa, quella ritoccata. Pochi cambiamenti, ma buoni. Passiamo a quella successiva. Eccola qua. Un rider con la sua moto da cross che pazza in una pozza. Io in questo caso cosa vado a fare? Vado a fare delle cose molto semplici. Due bei filtri radiali. Uno per il rider e uno per tutto il resto, perché voglio fare esaltare un pochino questo rider. Quindi cercherò di dargli un pochino più di esposizione. Un po' di ombre. Così cerchiamo, vedete, di tirare fuori tutto quello che c'è possibile. Un po' di chiarezza, perché in quello che è action, soprattutto moto, macchine, meccaniche, mi piace aggiungere chiarezza, perché tira fuori tanti dettagli, tante cromature che vanno a brillare così, ok? Boom! Perfetto! Bombella qua. E vado a farne una opposta di maschera radiale, dove vado a cercare di esaltare e colorare un pochino tutto quello che è attorno al rider, ma anche di oscurarlo un pochino, per cercare di ovviamente di mettere in luce questo benedetto motociclista, ok? Quindi cosa vado a fare? Vado ad abbassare un pochino l'esposizione, vedete? Boom! E ricordatevi che la sfumatura del vostro filtro fa veramente tanto, perché se vedete, se lo lascio così netto è proprio brutto, se invece lo metto bello sfumato non si nota quasi, anzi non lo noto io, ok? Chiarezza, un po' di contrasto e via, niente male. Poi cosa vado a fare? In questo caso invece sì, ci metto un po' di effetto vignetta, perché qua la luce c'è giusto che arriva da sotto, ma da sopra, ma dagli alberi, un po' tutto nascosto, e quindi potrebbe essere una cosa molto molto reale. Quindi ci metto un pochino di vignettatura, vedete, senza esagerare. Perfetto. Voilà, anche un pochino di vignettatura c'è. E ora andiamo a giocare sui gialli che abbiamo in tutta questa zona qua degli schizzi d'acqua, e sui verdi, ok? Molto molto semplice, vorrei questi verdi diventare belli brillanti, e questo giallo della pozza direi che non mi piace, vorrei farlo quasi scomparire. Se sparisce abbassando così la saturazione del giallo, bene, ma vediamo che si cambia anche, uno, la maglietta del mio rider, e due, le foglie. Quindi cosa vado a fare? Command Z, torno indietro, prendo il mio bel pennellino, metto un po' di esposizione, tolgo la saturazione e vado a giocare qua col mio bello schizzo di acqua. Boom, perfetto. Vediamo che piano piano va a sparire, quindi abbasso ancora di più il mio bel valore della saturazione e alzo leggermente quello dell'esposizione. Abbiamo tolto qua il giallo dello schizzo d'acqua,
ma abbiamo mantenuto il giallo sia della maglietta che sparso nelle foglie, ok? Ora cosa ci manca? Ci manca questo bel verde, che vorrei farlo brillare un po' di più. Alzo un pochino la luminanza, aumento un pochino la saturazione di poco e vado a rendere di nuovo tutti, invece che così, un pochino surreali, che non mi gasano tanto, un pochino di nuovo più su questo verde bluastro, un pochino freddo. Boom! Guardate qua, che bello! Un altro bel filtro graduato dal basso per un po' di scuro in più sulla parte bassa del terreno. Uno di qua e uno di qua, uno centrale e via! Questa era la nostra foto iniziale e questa quella finale. Oh, questa... wow! Questa è la prossima foto. Oh, direi niente male già come bella foto, eh? Qua c'è una piccola cosa che io noto tantissimo su un botto di persone, anche su Instagram. Postano delle foto molto fighe, e poi vedo che c'è l'orizzonte che è storto. E dico, ma spessissimo uno non se ne accorge, ma dateci un occhio. Se è proprio, se è un mood, se è un qualcosa che c'è un senso, dico, ok, mani in alto. Infatti la prima foto del ponte era tutta storta, ma mi piaceva perché questo ponte mi dava proprio un'idea di boom, mi gasava. Invece qua, dove c'è semplicemente un oggetto al centro, una salina, dico, è un po' pendente, ok? Anche se di poco, dico, Quindi, prima cosa, andiamo a prendere il nostro bel angolo. Cosa facciamo? Tiriamo un punto da qua all'altra parte dell'orizzonte, ok? Per rendermelo dritto in automatica. Boom! E vedete che è dritto. Boom, perfetto. Allora, in questa foto cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe pompare un pochino di più il tramonto, renderlo un pochino, il cielo un pochino più alla IEA, pompare un pochino di più la torretta che c'è al centro della salina che spicchi, che adesso è un pochino in ombra, e cosa voglio andare a fare anche? Voglio rendere il più bianco possibile questo sale qua in basso, ok? Perché mi spiccherebbe molto di più rispetto a tutto il resto. È una foto molto molto bella. Io in questo caso andrò a fare una foto cercandola di rendere più paesaggisticamente bella, ok? Andiamo a vedere subito! Cominciamo con il cielo. Prendiamo il nostro bel filtro graduato dal basso e andiamo a pomparlo un pochino più caldo, se vogliamo un pochino più violaceo. Guardate qua, bombazza, perfetto! Ora che l'abbiamo reso un pochino più già caldo e violaceo, andiamo sulla mia bella torretta e per pomparla mi prendo il mio bel pennellino, chiarezza, ok, un pochino di esposizione, un pochino di ombre via e andiamo a cercare di pomparlo. Guardate qua, boom, vediamo un po', eccolo qua, ciao torretta, boom, bomba, e anche la mia torretta, boom, c'è, ok? Altra cosa, altro filtro graduale, partendo dal basso. Cosa vado a fare? Vado ad abbassare subito, vado a mettere un livello di chiarezza leggermente più basso, ok? Guardate qua con quanta roba esce se io salgo con il valore della chiarezza, se invece abbasso dall'altra parte mi si ammorbidisce il tutto, ok? Quindi abbasso un pochino la saturazione, senza esagerare, mi raccomando. E alzo l'esposizione, bomba, guardate qua, bello, 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 voilà, che bello, che bello. Vedete qua, abbiamo veramente fatto, quanto lavoro, due minuti? Pochissimo, eppure secondo me, guardate, questa era la foto iniziale e questa quella finale, veramente pochissimo lavoro. Potevamo fare mille cose, cioè potevamo photoshoppare qualsiasi cosa, ma con semplicità, veramente con piccole accortezze, abbiamo cambiato una foto, secondo me, molto meglio. Cioè, boom! Ultima foto di oggi. Una foto veramente, veramente bellissima, veramente. Allora, cerchiamo di ritagliare già un pochino la foto, perché lo sciatore ce l'abbiamo un po' lontano e lo vorrei un pochino più che spicca. E poi diamo un pochino di tono a questo colore, questo cielo, cerchiamo di pomparlo bene, dai. Allora, vado subito a ritagliarlo, mantengo bloccato il lucchetto così ho le proporzioni sempre salvate e cerco di andare a mettermi il mio bello sciatore in questa zona qua, ok?
Boom, perfetto, guardate qua, bombetta. Poi voglio andarci a mettere un mio preset, perché so anche che ho un preset montano molto bello. Eccoli qua, guardate qua che belli, mi piacciono veramente un sacco. Eccoli qua, cold, perfetto. E qua cosa voglio andare a fare? Voglio innanzitutto togliere un po' la chiarezza, perché non mi piace, la voglio più morbida. Vedere ogni singola voce che andate a toccare, vedete proprio come cambia la foto. E allora lì decidete come impostarla, e a seconda delle foto che dovete ritoccare, delle situazioni, del mood che dovete dargli, ci giocate di più, ok? Vado a zoomare il più possibile sul mio omino, che anche lontano che sia, guardate, non importa. Prendo il mio bel pennellino, ci butto un po' di nitidezza, un po' di esposizione e cerchiamo di tirarlo un po' fuori. Guardate, vedete solo col pennellino? Perfetto, una volta ritoccato anche lui, boom, torniamo indietro e via. Cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo a giocare un pochino, boom, un pochino di contrasto, un pochino di neri leggermente su e via. Andiamo a giocare un pochino con i blu, ma poco poco poco. Andiamo a dargli un tocco in più, una marcia in più, che secondo me è quella fondamentale. Vedete questa zona qua, quanto è più luminosa rispetto a questa? Benissimo, andiamo a incrementare ancora di più con un filtro graduale preso dal lato, bomba di qua. Ma cosa andiamo a fare però? Lo impostiamo completamente da zero, gli mettiamo un pochino più di contrasto, un po' di esposizione, ma veramente poca, un poco poco di foschia, e adesso la cosa che secondo me è fondamentale, la temperatura. E alzando il valore del calore, boom, guardate qua che roba! Secondo me è una figata! Secondo me rende proprio anche tanto tanto realistico il tutto il fatto che qua, in questa zona, ci sia anche non solo le nubi che diventano giallognole, calde, ma anche il riflesso del mare, veramente veramente allucinante secondo me. Andiamo ancora a giocare un pochino con i blu. Vedete, potete dargli o un mood un pochino più così, anche solo desaturato, secondo me è pazzesco, perché c'è una veramente una tavolozza di colori che è assurda, o un pochino più saturato, ok? Semplice semplice, o se no potete andare su più sul desaturato, così, ok? E prendere un bel filtro graduato, dall'alto così dal basso, boom, e dargli semplicemente un pochino di colore in più, un pochino più di contrasto, boom, un pochino più di colore, semplice, 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 beh, 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 niente, niente malaccio direi, ok? Niente, niente malaccio, anzi direi che questa foto qua assolutamente è una delle mie preferite, cioè veramente bellissima, cioè c'è azione, c'è un paesaggio, c'è il blu, bellissima, veramente, veramente bella. Questa era la foto iniziale e questa quella finale. Questo è come avrei ritoccato quindi le vostre foto. Spero che questo video sia stato utile, ce ne saranno degli altri dove ritocco sempre le vostre foto, quindi continuate a mandarmele sulla mia mail e vi aspetto con altri tutorial, altri video come questi. Lasciatemi un commento sotto questo video se volete qualcosa in particolare e ci vediamo alla prossima. Bella!